serio. Per volevo dire una cosa io. Ruvai Antonio. Lei ha detto che l'indice di fabbricabilità è uguale nella zona verde. Come ha fatto ad arrivare a quel limite lì di quella zona? Non poteva essere lì. Questo? Sì. C'è una linea blu. Sì, ho capito, ma perché quella linea blu non l'ha fatta più stretta? Cioè, perché ha fatto quella dimensione ben precisa? Anche perché per avere una condizione di impianti minimamente decenti di spazi. Ma la conosci bene quella zona? Dal punto di vista orografico, quella è una delle zone maggiormente un po' più pianeggiante, perché per il resto poi sono tutte quindi se si vuole fare uno spazio sportivo in pari ditemi voi dove lo vado a cercare, perché qui non ce ne sono altre zone. O si rinuncia a questo e si fa un parco, o si fa un parco, allora recupero questo spazio giallo che era già previsto, però non ci si può fare un impiantino sportivo, bisogna farci un parco e basta. Ma al cimitero, ma anche là le curve di livello, me lo sono posto questo problema, ma anche là le curve di livello non sono malvagie, comunque siamo quasi in campagna laggiù. Sposti... Leo, se intendi l'impianto stesso. Allora, qui ci sono anche rappresentanti, era stato detto di impianti tipo di calcetto, però impianti... Era stato, diciamo, anche un impianto sportivo a livello di campo, anche un diciamo, campo di calcio a secco. Anche un campo. Campo sportivo da lì è la strada del Bassù, abbastanza la possibilità di appunto di andarci, è da lì il cimitero, bene, un po' per giù era quel verde per lì, ma vedete le curve di livello, guardate. Poi devo stare attento, poi se andare in campagna, perché in campagna io poi vado via da. Come? Il deposito dell'acqua dove c'è quel piano lì. Si può fare. Dove scusate? Quel verde lei diceva su in alto. Su Accegnano, non è possibile. No, su in alto. No, dentro la linea blu, dentro la linea blu, quello. Quello è quella parte qua su dove c'è il deposito dell'acqua. No, tra l'altro scusate, io dovete guardare. Quelle opere lì vengono però fatte io, dalle ottizzanti. No, allora quella è un'area da cedere e basta. Questa se la vuol fare la fa il comune o a scopo di Lione o la fa con propri finanziamenti. Certo, però gli ottizzanti vengono finalizzati parecchio, perché se viene come se fosse impiegabile. No, allora ve l'ho detto a singoli, ora ve lo dirò insieme e davanti a tutti, perché se no non ci si intende. Allora, l'unica area che verrà lottizzata è questa va su, perché ha le caratteristiche orografiche per farci degli interventi. E diciamo soldi Rovai, tanto per... No, Francioni anche. Anche Francioni, perfetto, Rovai e Francioni. Allora, se voi non vi mettete d'accordo, sì, almeno siamo chiari, perché con il ragionamento nostro, cioè noi si fa urbanistica, non è che si va a vedere di chi sono le proprietà prendendo, facendo un perimetro di chi, dove si costruisce o dove non si costruisce. Io sono il sindaco e devo avere come obiettivo il bene comune e di conseguenza devo trovare la mediazione, come vi dicevo, tra interessi legittimi di natura privata e interessi che sono molto di più, che sono quelli di natura generale, di natura pubblica, di quelli comuni. Per cui noi abbiamo messo dentro una richiesta che viene dai giovani in particolar modo di Vagliagli rispetto a un'aspettativa che hanno ormai da tanti anni, ora so qui stanno giocando, ma è una cosa un pochino ristretta evidentemente, non per niente fanno calcetto. Ovviamente un campo di calcio a 11 qui non è possibile proprio farlo, cioè, non ci sono gli spazi, non c'è l'orografia, poi insomma anche Vagliagli è ridotto come
dimensioni. Le risorse dei comuni non è che sono sempre meno, non ci sono più. Cioè, forse qualcuno non ha capito, non solo dei comuni ma anche quelli delle province. Solo quest'anno, che Luigi è qui a testimoniare, ci hanno tagliato 160.000 euro, 320 milioni del vecchio conio, 320 milioni. Che vuol dire? Non è che abbiamo tagliato le auto blu, perché noi di auto blu non ce n'è una. Non è che abbiamo tagliato le spese di rappresentanza perché andiamo a New York, ma si è tagliato. Le spese di manutenzione ordinaria, cioè vedrete ovviamente un taglio di erba in meno. Questo, poi la breccia, quest'anno invece di comprare, siccome abbiamo 130 km di strade, invece di comprarla 60.000 euro ne compriamo 30.000. Poi abbiamo tagliato la cultura, quest'anno il Chianti Festival non si fa. Poi dove abbiamo tagliato? Abbiamo tagliato sulle politiche sociali, qualcuno avrà qualche assistenza in meno. Ora e si va a toccare i servizi, cioè qui voglio che sia chiaro questo. Con tutta questa serie di tagli, il prossimo anno saranno 220 e non so veramente dove mettere le mani, se non appunto ritoccare anche dal punto di vista economico o con questo federalismo che sembra che sia salvifico e ci aiuti tutti, ma ancora non hanno fatto un decreto che porti un euro in più in cassa comuni, tanto per essere chiari. Noi è evidente dobbiamo trovare risorse esterne. Queste risorse esterne si hanno al momento in cui, oltre agli oneri di urbanizzazione, si riesce a fare una perequazione. Ci sono di due tipi, una perequazione di carattere pubblico, per cui chi fa l'intervento qui ci deve cedere l'area, non è che gli si chiede di fare il campino, perché sappiamo che non avrebbe una sua sostenibilità economica, perché se no sarebbe troppo pesante, però gli chiediamo di cedere l'area al comune, che in qualche modo cercherà di organizzarsi o con risorse proprie o tramite Cassa Depositi e Prestiti, Comunità Europea, Regione Toscana e quant'altro, come si è fatto sempre e dappertutto, cercherà di realizzarlo. E poi c'è una perequazione orizzontale che è appunto di tutti quelli che sono proprietari dell'area. Si devono mettere d'accordo, perché se non viene fatto un piano complessivo, per cui noi dobbiamo avere chiaro qual è lo sviluppo dal punto di vista urbanistico, questa cosa non si fa. Sì, ma cioè, questo penso di essere stato chiaro. Questi sono gli obiettivi, ma non che ci siamo dati ora, ci siamo dati al piano strutturale prima. E questa è un classico esempio, una classica realizzazione. Da altre parti ci sono ad esempio parcheggi di cui ce n'è bisogno. C'è qualcosa anche qui lì all'inizio che è Via dei Prati. Acqua c'è grossa uguale, perché è un'altra cosa sentita, e da altre parti ci sono anche altre cose. Poi ecco, questo è, diciamo, come vi ho detto, la bozza, perché ancora noi dobbiamo fare gli incontri, dobbiamo anche sentire cosa dicono i consiglieri, perché poi voto io e votano loro, cioè c'è da fare tutta una serie di approfondimenti in cui poi arriveremo all'adozione e tutti sarete liberi di fare anche delle osservazioni di natura formale su questa cosa. Poi questo per essere chiari fin dall'inizio, e poi non si dica io non sapevo, non l'avevo detto. Poi dimmi. No, è il discorso, almeno come ce l'hanno raccontata, avranno sfondato un altro comune, non lo so. Comunque hanno detto che in quella zona lì da costruire, in quella parte lì grigia o marroncina, poi si vede che poi finisce in quella lingua un pochino più verdolina. Sì, poi stava giù più verde ancora a sinistra, più giù verso il basso. No, ancora più giù. Quella. Fino a dove finisce è questa striscia così. Che praticamente è tutta la parte. Questa non ci si può edificare. No, si edifica quella su di sopra, però i proprietari si devono mettere d'accordo, hanno tutta quell'area lì.
dove le due sopra qual è l'area che deve interessare quella lì, tutta quest'area, non tutta, fino a qui. Sì. La strada del Pastore Colombaione qual è? Questa è la strada. No, adesso quella è quella diapositiva. No, è più giù, più giù. La strada del Colombaione è più giù, più giù. Quella lì. Questa qui? Ma questo è un centrale. Colombaione è quella. Sì, ma un centrale è la penso io. No. Siamo cosa fare? Sì, sinistra. Siamo messo. Lei di fila. Della casa di Giulio, quella sì, la strada dei Carabinieri, dove è il curvone, e ci apre una bella maroncina, è quello di Frangioni, Alfredo e Frangioni, quello di sopra al sud.